Buonasera, bentrovati a tutti con l'appuntamento con l'informazione di Udinese TV in questa nostra ultima edizione di giornata. Allora apriamo con la COP26 a Glasgow, la prima giornata. Presenti tra gli altri i principali capi di Stato e di governo, oltre al padrone di casa Boris Johnson, Joe Biden, Angela Merkel, Emmanuel Macron, il premier giapponese Fumio Kishida, Narendra Modi, Justin Trudeau, il cardinale Pietro Parolin per la Santa Sede, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, assenti però alcuni capi di Stato dei principali paesi emettitori di gas serra, il cinese Xi Jinping, Vladimir Putin, Jair Bolsonaro, oltre a Erdogan. Occorre agire subito, è l'appello dei presenti. L'iniziativa della COP26 traccia il percorso che dovremo intraprendere tutti insieme per dare risposta al problema che non possiamo risolvere da soli. Ha detto così il premier Mario Draghi: un singolo paese non può rispondere a questi problemi e questa forse è la più importante iniziativa collettiva diretta a questo fine. Ora c'è crescente consapevolezza sul clima, quello che rende molto complicato il negoziato sono le diverse condizioni di partenza tra i vari paesi. Nel G20 ci sono stati spostamenti delle posizioni precedentemente assunti da Russia a Cina verso maggiore vicinanza al tema clima. Ci sono dei comportamenti poco coerenti e questo indebolisce la posizione dei paesi molto virtuosi, ha infatti spiegato il premier rispondendo a una domanda sulla Russia. Poi ha sottolineato come nel lungo periodo le energie rinnovabili potranno avere dei limiti, quindi ha detto il premier: dobbiamo iniziare a sviluppare delle alternative praticabili già da adesso, perché sarà possibile fruirne in pieno soltanto nel giro di alcuni anni. Nel frattempo dobbiamo investire in tecnologie innovative per la cattura del carbonio. Tra i presenti il presidente americano Joe Biden, che ha chiesto scusa ai leader mondiali per la decisione di far uscire gli USA dall'accordo di Parigi sul clima presa dal predecessore Donald Trump. Non è più il tempo delle parole, ma il tempo dell'azione per affrontare la minaccia dei cambiamenti climatici, ha affermato la regina Elisabetta rivolgendosi ai leader presenti al vertice in un videomessaggio. Nessuno vive per sempre, ha ricordato, ma occorre pensare ai figli, ai nipoti, alle generazioni che verranno. Boris Johnson ha fatto riferimento alle parole di Greta Thunberg e ha affermato che dopo l'accordo di Parigi del 2015 il mondo ha fatto troppo bla 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 sul fronte della lotta al cambiamento climatico. Ora è il momento di agire, ma sentiamo allora un passaggio del premier Mario Draghi alla COP26. Climate change also has serious repercussions on global peace and security. It can deplete natural resources and worsen social tensions, lead to new migration flows, and contribute to terrorism and organized crime. Climate change can tear us apart. Thanks to the constant dialogue and cooperation, we made good progress on addressing climate change. The G20 accounts for around 75% of global greenhouse gas emissions and around 80% of global GDP. At last weekend's summit in Rome, its member states agreed that we must limit the rise in global temperature to 1.5 degrees. It was the first time. And committed to achieve net zero emissions by or around mid-century. We decided to step up our actions starting from this decade, enhance our nationally determined contributions, and stop the international public funding of unabated new coal by the end of this year. Here, at the COP26, we must now go further than we did at G20. Cambiamo argomento ora e parliamo della pandemia. Con un aumento dei positivi e con un balzo dei ricoveri nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore infatti in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, sono stati individuati 2.818 nuovi positivi ai test Covid.
Sono invece 20 le vittime in un giorno, 364 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 22 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 33 i ricoverati con sintomi, nei reparti ordinari sono 2.863, ovvero 109 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è all'1,9%, in aumento rispetto all'1,3% di ieri. E adesso vediamo l'aggiornamento per quanto riguarda le vaccinazioni sul sito dell'AIFA, e le dosi somministrate si attestano in Italia a quota 89.897.561 dosi, per un totale di persone vaccinate che hanno completato il ciclo delle due dosi pari a 44.796.991, e quindi l'82,94% della popolazione, mentre ad essersi sottoposte alla terza dose sono 1.336.791 persone. In Friuli Venezia Giulia, nello specifico, sono state somministrate 1.763.726 dosi a fronte dei 2.031.249 dosi consegnate, il che porta il rapporto all'86,8%. Ed è difficile la situazione epidemiologica anche nella nostra regione, dopo le proteste e le tante manifestazioni. Il governatore della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si è lasciato andare in uno sfogo criticando chi semina il panico con false notizie, ribadendo l'appello a seguire la scienza. È il momento di dire con chiarezza basta idiozie. La gente non si cura perché qualche pagliaccio va sui social a raccontare menzogne e a far prendere paura ai cittadini. Il vaccino c'è, funziona, ha pochissimi effetti collaterali ed ha un ottimo risultato. Penso di aver dimostrato di essere stata una persona sempre dialogante, aver cercato sempre di portare insieme anche chi aveva dubbi. Però dopo quello che abbiamo visto è arrivato il momento della chiarezza. E il problema non sono solo i contagi in quelle manifestazioni. Il problema sono i messaggi deleteri che partono da quella amministrazione verso le persone, fanno prendere paura e non difendere se stessi e questa comunità. E io voglio essere dall'altra parte, a raccontare non l'opinione di Fedriga, ma le verità dei fatti date dalla scienza e dalla ricerca, date dalla comunità scientifica internazionale, che non è un medico, è la comunità scientifica, che è cosa ben diversa. L'appello che faccio, e per questo ringrazio di firmare, a tutte le persone di buon senso che con calma, ovviamente, e con la totale tranquillità del mondo e rispettando le regole, ma iniziamo ad alzare la voce anche noi. Iniziamo a farci sentire, a far vedere che Trieste e Friuli Venezia Giulia non è fatto da persone che negano la verità, negano la scelta, minano la salute e minano l'economia. È fatta da persone che sono sacrificate, che si sanno mettere a disposizione gli uni degli altri, che sanno capire che un posto in terapia intensiva in meno occupato non è semplicemente per quel malato, ma è per chi ne ha bisogno per altre patologie. Facciamo sentire la nostra voce. La regione farà sentire con forza la propria voce. E il presidente di questa regione, adesso sarò curioso di vedere i vari messaggi minatori che mi arrivano, ma vi dico subito, non mi fate paura. Io ho paura della pandemia che ricominci a correre, ho paura delle persone che si ammalano, ho paura di un'economia che rischia di rallentare di nuovo dopo invece il grande sforzo che le imprese e i lavoratori hanno fatto in questa regione. Questo l'appello del governatore Massimiliano Fedriga, che ha voluto chiarire decisamente da che parte sta, tanto che ha firmato insieme al sindaco di Piazza e al vicegovernatore Riccardi la petizione che è stata proposta dal presidente della Barcolana Mitja Jaluz insieme alla presidente della Fondazione CR Trieste Tiziana Benussi, per ribadire come Trieste non sia una città Novax, no Green Pass, ma che la maggior parte delle persone sono contrarie alle proteste che si sono verificate in questi giorni e che in realtà la stessa Trieste sia città di scienza. Vediamo quindi la petizione che si può trovare nel portale dedicato change.org, e le firme sono state tantissime in pochissime ore, tant'è che in serata sono state superate le 33.000 firme.
Ed è proprio a Trieste dove il maxi focolaio si è generato per le manifestazioni dei No Green Pass, contagi che sono raddoppiati nel giro di una settimana, in cui si stanno quindi cercando delle misure per contenere la situazione, anche limitando proteste e cortei. L'idea del comitato di sicurezza, convocato nel pomeriggio dal prefetto Valenti, è di inibire alcune zone alle manifestazioni. Più rigido invece il sindaco di piazza, che vorrebbe proprio inibire le manifestazioni. Sentiamo. Ringrazio anche il sindaco per la sua disponibilità già manifestata a adottare provvedimenti di questo genere, anche per individuare, soprattutto a carico degli organizzatori, delle sanzioni particolarmente gravose nel caso di manifestazioni che si tengano con partecipanti senza, che non fanno uso della mascherina, che non fanno uso cioè che non rispettano il distanziamento. Io mi appresto a firmare provvedimento con il quale aggiungiamo Piazza Unità d'Italia, così come convenuto anche insieme al sindaco, provvedimento del prefetto, alla luce della famosa direttiva Maroni del 2009 che imponeva dei limiti alla libertà di manifestare. La Piazza Unità d'Italia si aggiungerà a San Giusto, che era l'altro luogo che era stato già precedentemente sottratto al diritto di manifestare, per cui almeno fino al 31 dicembre credo che Piazza Unità d'Italia non debba essere luogo nel quale si svolgono manifestazioni di protesta. È ovvio che sono fatte salve le manifestazioni che lo stesso comune intende organizzare, ma sono manifestazioni assolutamente, come la Barcolana o come altri eventi, assolutamente, come dire, rispettose di quelle che sono le disposizioni vigenti. Avete visto che la città ha subito delle offese incredibili, adesso abbiamo anche tutti questi contagi, dobbiamo intervenire. Siamo sempre stati fermati perché c'è la Costituzione, perché la democrazia prevede la possibilità di manifestare, adesso blocchiamo questo perché c'è una situazione che riguarda la salute dei cittadini, questo è quello che penso. Cosa prevede dunque l'ordinanza che sarà firmata nelle prossime ore? Beh, adesso da qua andiamo in prefettura, credo che ci sarà l'obbligo della mascherina, divieto di Piazza Unità che già l'abbiamo già fatta, e dopo naturalmente sono convinto che bloccheremo anche le manifestazioni, perché è necessario bloccare le manifestazioni, anche se fino adesso non l'abbiamo fatto, ripeto, perché la Costituzione e la democrazia di questo paese prevede che uno può manifestare, però se questi sono i risultati blocchiamoli. Facciamo allora il punto con i contagi in regione. Nella data odierna si sono registrati 72 nuovi contagi a fronte dei 5.731 tamponi totali eseguiti. Non si registrano decessi, ma sono 18 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre ammontano a 75 pazienti ospedalizzati negli altri reparti. E preoccupano dunque le terapie intensive, con date di occupazione che non si registravano da mesi. A fare il punto sulla situazione quest'oggi a Trieste è stato il professor Barbone, responsabile Covid FVG. Sentiamo. A ieri, aggiornati, gli ultimi 7 giorni, 1.534 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, nella regione, che hanno portato a un tasso di incidenza negli ultimi 7 giorni per 100.000 abitanti di 128. Purtroppo dei dati che stanno uscendo per questa mattina mostrano anche il superamento della prima soglia delle terapie intensive, cioè del 10% dei posti letto occupati in terapia intensiva, quindi siamo a 18 oggi in terapia intensiva nella regione Friuli Venezia Giulia, che è il superamento della prima soglia, cioè siamo oltre il 10%. Ancora lontana è diciamo il superamento dell'altra soglia che determina il colore poi delle regioni, che è dato dal 15% di 1.277 che sono i posti letto non in terapia intensiva nei ricoveri negli ospedali della regione. Passiamo ora alla cronaca con le principali notizie e i fatti di oggi, come sempre raccontati nelle nostre flash news, e quest'oggi a cura di Francesca Santoro. Auto contro Mieti Trebbia a Farla di Maiano, lungo via Udine, nella serata di ieri alle 21 circa, in corrispondenza di un ponte. Il conducente della vettura è stato portato in ospedale in condizioni non gravi.
Sul posto 118 vigili del fuoco di San Daniele e carabinieri. Versa invece in gravi condizioni una 65enne residente in Veneto, trasportata in volo e ricoverata nella terapia intensiva a Santa Maria della Misericordia di Udine, dopo essere uscita di strada autonomamente a Gemona, lungo la viabilità che porta al Monte Quarnan. Due l'ambulanza accorse per soccorrere altri due feriti, due uomini di 55 e 57 anni, accolti al nosocomio di Tolmezzo, sul posto anche i vigili del fuoco di Gemona. Danneggiamento, resistenza, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e possesso ingiustificato di un coltello. Di questo deve rispondere un bulgaro classe 1968. In palese stato di alterazione alcolica, già noto alle forze dell'ordine, l'uomo ha cercato di salire a bordo di un mezzo della polizia stradale in piazza Libertà a Trieste e ha danneggiato una pulsantiera della portiera. Inoltre ha spintonato violentemente due operatori ecologici, impedendo loro di lavorare. L'ubriaco poi ha opposto resistenza anche agli agenti della volante intervenuta sul posto. Intervento lungo e impegnativo ieri per i vigili del fuoco di Tolmezzo per recuperare un cane scivolato in un canalone sul monte Lovinzola, nelle Prealpi Carniche, nel gruppo del Verzenis. Dopo averlo localizzato a un'altezza di circa 1500 metri, le squadre hanno dovuto eseguire numerose manovre di discesa in parete, alcune di addirittura 50 metri, per riportare l'animale a valle, dove lo attendeva il padrone. Una perdita d'acqua in uno dei bagni del primo piano ha provocato l'allagamento della sede IAL di Gorizia. Ad accorgersi che l'acqua ha invaso due dei tre piani dello stabile di Via Nizza è stato stamattina il personale di vigilanza. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri, anche se pare si sia trattato di un fatto accidentale. Almeno per domani tutte le lezioni si svolgeranno a distanza, poi da mercoledì si valuterà il da farsi. Incendio nella tarda serata di ieri a Brugnera, ad andare a fuoco una legnaia poco prima delle 23. È intervenuta la prima partenza dei vigili del fuoco di Pordenone, con il supporto di un'autobotte per contenere le fiamme ed evitare la loro propagazione. Da sabato 13 riaprirà, dopo i lavori di consolidamento, la galleria Lago Nord sulla A23 Udine-Tarvisio. Quindi il tratto tra Gemona e Carnia sarà completamente percorribile. Resteranno da effettuare delle rifiniture programmate in orario notturno in modo da non arrecare dei disagi al traffico. Vediamo. Sabato 13 novembre tornerà nuovamente percorribile il tratto tra Gemona e Carnia della A23 Udine-Tarvisio, grazie alla rimozione dello scambio di carreggiata installato per consentire lavori di ammodernamento e consolidamento della galleria Lago Nord, un provvedimento atteso che scatterà alle 6 del mattino. Dal 21 giugno sono state avviate nel fornice della galleria attività di consolidamento inserite nell'ambito del piano di interventi per il potenziamento e l'ammodernamento della rete che Autostrade per l'Italia ha avviato su tutte le tratte in gestione. In particolare si è provveduto al ripristino di circa 10.000 metri quadrati di rivestimento della galleria, in cui sono stati impiegati 180 tonnellate di acciaio e 550 metri cubi di calcestruzzo. L'intervento è stato progettato sulla base degli esiti delle verifiche approfondite condotte su più fasi da società esterne di ingegneria, secondo i più recenti standard di controllo delle gallerie introdotti in cooperazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Restano da portare a termine i lavori di completamento degli impianti e di rifinitura che Autostrade per l'Italia intende effettuare proprio da sabato 13 in orario notturno, in modo da approfittare dei momenti a basso volume di traffico. Inoltre, il tratto compreso tra Pontebba e Carnia della 23 in direzione Udine sarà chiuso nelle due notti consecutive di martedì 2 e mercoledì 3 novembre dalle 21 alle 6. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, si potrà percorrere la statale 13 Pontebbana verso Udine e la statale 52 Carnica e rientrare sulla 23 alla stazione di Carnia. Nelle due notti di giovedì 4 e venerdì 5 novembre, sempre dalle 21 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio. Dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, si dovrà quindi percorrere la statale 52 Carnica e la statale 13 Pontebbana con rientro in autostrada alla stazione di Pontebba. Passiamo ora allo sport, con l'Udinese che torna alla sconfitta dopo quattro pareggi, e all'orizzonte ora c'è la partita casalinga contro il Sassuolo. Un obiettivo da non fallire, per questo la società ha optato per il ritiro da mercoledì per De Lofeu e compagni.
L'Udinese continua a contare i giorni che passano ormai inesorabili dal momento dell'ultima vittoria in campionato. Ne sono trascorsi 50 e arriverà domenica la prossima occasione per rinverdire il ricordo del successo dopo la gioia regalata da Samardžić al Picco di La Spezia. C'era andata vicina, anzi vicinissima, la squadra bianconera nell'infrasettimanale contro il Verona, mentre non altrettanto è capitato a Milano. E se contro l'Hellas il pareggio è stato un risultato ingiusto, nulla da dire sul successo di un Inter che, pur con qualche riserva in più, se così si possono chiamare, ha preso di forza i tre punti. Stando all'analisi di Gotti, la troppa fretta di cercare le punte da parte di Pereira e compagni ha agevolato il palleggio dei nerazzurri. Silvestri ha tenuto finché ha potuto, ma poi proprio una di quelle riserve, con dovute virgolette, Joaquin Correa, ha fatto crollare la resistenza di Friulani con due gol di pregevole fattura, gol agevolati da alcuni ormai soliti errori individuali sul banco degli imputati vari Becao, Neuting, Wallace, che hanno favorito il successo della squadra di Inzaghi. L'Udinese ha portato a 8 la serie di partite senza vittoria. La classifica resta nella scia di un punto di media partita e Luca Gotti pensa positivo nei confronti di un calendario che dovrebbe essere in leggera discesa. Nelle ultime 8 del girone d'andata i bianconeri se la vedranno con avversari sulla carta più abbordabili e delle famigerate sette sorelle si troveranno di fronte solo Lazio e lo strabordante Milan capoclassifica insieme al Napoli. Per ora la testa vola solo al prossimo appuntamento contro un Sassuolo ferito dalla rimonta subita in casa dall'Empoli negli ultimi minuti di gara. Pinamonti e Zurkowski hanno rovinato il pomeriggio ai neroverdi, riportandoli piedi per terra dopo il successo in casa della Juventus. Sarà una partita delicata alla Dacia Arena domenica alle 15 per l'Udinese e per questo, come era nell'aria in caso di sconfitta a Milano, la società ha deciso di mandare la squadra in ritiro da mercoledì per poter preparare al meglio la partita contro la squadra di Dionisi. Resteranno da valutare le condizioni di Pussetto, mentre i buoni segnali lanciati da De Lofeo contro l'Inter dovrebbero riportare lo spagnolo al posto da titolare al fianco di Beto. Ed è stato ospite questa sera nell'appuntamento con Udinese Tonight il direttore Pierpaolo Marino, che ha analizzato, ha fatto il punto sul momento che sta vivendo l'Udinese, soffermandosi anche sulla classifica. È una squadra che continua dall'anno scorso ad esprimere dei microcicli positivi e microcicli negativi. L'anno scorso avevamo iniziato con 6 partite, 3 punti ed eravamo ultimi in classifica. Quest'anno abbiamo fatto l'inverso, e nel senso che le prime 3 partite ci hanno visto proiettate in zone di classifiche importanti e poi siamo andati con l'altro microciclo a finire all'ultimo posto. I motivi, secondo me, sono di una squadra che io condivido, ha delle potenzialità importanti in un campionato che, attenzione, è difficilissimo, perché noi dico che dobbiamo puntare dal 10° posto in su, ma per evitare di cascare nella zona salvezza, che quest'anno è una zona che non si sa dove si potrà elevare, perché in realtà ci sono squadre nella bassa classifica, mi riferisco principalmente al Cagliari, al Genoa, che hanno delle potenzialità tecniche di organico enormi e che io faccio una gran fatica a pensare coinvolte in quelle zone lì fino alla fine del campionato. Quindi la verità è che ci sono squadre che stanno medio piccole, che stanno facendo grandi risultati. Ecco perché dico che questa squadra deve subito mirare l'obiettivo di andare in quelle posizioni lì, ed ecco perché il ritiro deve essere interpretato come costruttivo e non come ritiro punitivo. E si è chiusa questa sera con Bologna-Cagliari l'11ª giornata di Serie A. Ha vinto il Bologna 2-0, il risultato in rete De Silvestri e Arnautovic. Passiamo invece alla Serie B con il Pordenone che termina la partita contro la Cremonese con un pareggio, 2-2 il risultato finale. Pordenone che passa in vantaggio con la prima rete al 20° del primo tempo, un cross in libertà di Falasco verso il secondo palo e spunta la testa di Camporese che in schiacciata mette dentro l'1-0. Attende solo 4 minuti la Cremonese per firmare il pareggio con Zanimacchia, al suo secondo gol stagionale. Segna al volo col mancino su assist prezioso di Fagioli. Perisan non riesce a trattenere il pallone, finisce in rete.
La ribalta dunque subito la Cremonese con il secondo gol da parte dell'ex della gara Strizzolo, che al 26esimo segna il raddoppio. E sembra ormai fatta per la Cremonese, ma è al secondo minuto di recupero dopo il termine del secondo tempo che arriva il gol del pareggio da parte di Zammarini. 2-2 il risultato finale, con un punto per gli uomini di Tedino nella sua prima gara casalinga, un punto importante per iniziare a muovere la classifica e a tentare la risalita. Svanisce invece con il pareggio l'aggancio al terzo posto del Lecce da parte della Cremonese. E allora proiettiamoci come sempre sulla giornata di domani, andiamo a vedere insieme i titoli e le prime pagine dei giornali che troveremo in edicola. Iniziamo subito con il titolo del giornale, che scrive: non solo ecologia, guerra e terrorismo senza intese sul clima, il premier al COP26, ci sono trilioni di euro, usiamoli. Ancora Libero intitola: salgono i ricoveri e la rabbia, rivolta dei Sivax, i commercianti chiedono di bloccare le sfilate in piazza, il prefetto di Trieste vieta le manifestazioni, Fedriga, basta pagliacci e idiozie. La Verità invece intitola: la Morgese immobile su Torino, ma scatenata contro i portuali, in Italia vietato protestare, permessi solo rave illegali. A Trieste sindaco e prefetto uniti, comprimiamo la libertà di manifestare sul pass, la piazza sarà interdetta fino al 31 dicembre. Dissenso demonizzato ovunque, anche se non ci sono violenze, si difende un diritto costituzionale, però se migliaia di persone occupano luoghi privati per drogarsi, nessuno fiata. E il titolo del Foglio, che scrive: Putin ha un debole per Greta, il presidente russo fa promesse ambientaliste e si impegna a raggiungere la neutralità per il 2060. Dietro ci sono calcoli pratici e la fragilità di un'economia che si regge sul ghiaccio. Per questa sera è tutto, come sempre un grazie a voi per averci seguito e la buonanotte ce la dà Guido Gomirato con il suo Accadde Oggi. Il primo novembre del 2000, l'Udinese, quarta giornata del massimo campionato, è di scena a Torino contro la Juventus. L'Udinese, che ha vinto ad agosto l'Intertoto, è in grande condizione. Al debutto in campionato ha battuto il Brescia 4-2, ha pareggiato Verona 1-1, ha battuto poi in casa l'Inter 3-0 ed ora è attesa, come detto, a Torino contro la Juventus. I bianconeri di Luigi De Canio compiono un capolavoro, battono la Juventus per 2-1 con un grande, grandissimo Sosa che segna due gol, uno al 23esimo del primo tempo di testa anticipando l'uscita del portiere Van der Sar, il secondo dopo una classica azione di rimessa sempre al 23esimo ma del secondo tempo. Poi la Juventus accorcerà le distanze con un calcio di rigore trasformato da Del Piero. L'Udinese meritò ampiamente quella vittoria, fu superiore in tutto alla formazione torinese e grazie a quel successo si portò in testa alla classifica in condominio con l'Atalanta, per poi il turno seguente, vittoria casalinga contro il Lecce, rimanere solitaria in vetta. Poi le cose andarono diversamente, subentreranno infortuni, la squadra comincerà anche a pagare le difficoltà di aver iniziato troppo in anticipo la preparazione, tant'è che nel girone di ritorno, con l'Udinese pericolosamente avviata verso il baratro, la proprietà bianconera fu costretta, suo malgrado, a esonerare De Canio e affidare la squadra a Luciano Spalletti, che riuscirà a salvarla.